Qualcos'altro da mangiare, un po' di pastine, qualcosa? Una cosa di doccia? Sì, ho le pastine con la brioche, cioè una brioche con la marmellata, va bene? E un po' di tè caldo, ok? Sono le 10 di sera, fa freddo e le unità di strada della Croce Rossa sono uscite per portare un po' di tè caldo, un pasto e anche degli indumenti ai senza tetto. Sono stanco, veramente, sono stanco. Non posso anche, non lo so, senza soldi, senza pensioni, senza tutti, senza casa. Sono storie, insomma, a volte simili, a volte però anche profondamente diverse. Sì, in tanti comunque si aprono, raccontano le loro storie e raccontano il vissuto, il disagio che passano ogni giorno comunque in queste strade e soprattutto in questo periodo di freddo. Cerchiamo comunque, oltre che portare comunque bevande, cibo caldo e comunque coperte, anche un supporto a livello comunque psicologico, ascoltare, scambiare due chiacchiere con queste persone. Grazie, ciao, carissimo. Auguri a tutti, ciao, buon Natale, auguri, buonanotte, ciao. Ormai c'è una mappatura storica, chiamiamo, della città, che sono tanti anni, perché sono tanti anni che facciamo questo servizio. In più ci aggiungiamo le segnalazioni che arrivano dai privati cittadini o che arrivano direttamente al numero unico di Croce Rossa, che è il 1520. Si può segnalare tutto, si può segnalare i bisogni propri, i bisogni degli altri, segnalare appunto il luogo dove è presente un senza fissa dimora, oppure segnalare, richiedere anche aiuto, segnalare quindi la propria condizione di difficoltà in modo tale che Croce Rossa possa prendere in carico questa situazione e provare a gestirla nel migliore dei modi. Che cosa lascia tendere questa mano a chi ha un momento di difficoltà? Ma me lo sono mai posto il problema, lo faccio volentieri, punto e basta, ecco.